parliamo della percezione dell'infedeltà tra gli uomini e tra le donne. Per fare questo ci siamo rifatti a una ricerca che è stata svolta dall'università americana, nella quale sono stati studiati gli effetti dello scoprire sostanzialmente l'infedeltà. Non è nuova questo tipo di ricerca, infatti alcuni anni fa all'Università La Sapienza di Roma è stato fatto un test estremamente interessante su un numero di 300 persone suddivisi tra uomini e donne e è stata misurata poi questa infedeltà su due scenari possibili. Il primo diceva sostanzialmente: vieni a sapere che il tuo pattern o la tua partner ha rapporti sessuali con un'altra persona. Ti arrabbi. Cosa succede? Qual è stata la percentuale di risposta negli uomini e nelle donne? La risposta è sconvolgente per il 65% degli uomini e 32% soltanto, mi viene da dire, per quanto riguarda le donne. L'altro scenario che è stato misurato: vieni a sapere che il tuo o la tua partner ha un legame intensamente affettivo e forse è innamorato o innamorata di un'altra persona. Quindi la complicità. La complicità è sconvolgente per il 95% delle donne e soltanto per il 43% degli uomini c'è questo tipo di reazione. Come la mettiamo? Vabbè. Questo è anche un fattore culturale, naturalmente, c'è una dimensione. Per la donna l'intimità è molto più complessa, cioè l'intimità è forse anche un po' intrusiva, è entrare proprio nella testa dell'altro. Quindi lo scoprire che il proprio partner ha un rapporto non necessariamente sessuale, ma di complicità con un'altra donna, per le donne mediamente è un qualche cosa che non è accettabile. L'uomo è più idraulico, diciamo, più meccanico, di conseguenza si sposta più sull'area fisica del possesso, dell'imprimatur, che è tipicamente maschile, quindi rimane più sconvolto che la propria donna è stata posseduta da un altro uomo e molto meno dagli aspetti invece di complicità o emotivi che un altro uomo può coinvolgere la propria donna. Ma tra l'altro poi ci sono stati anche altri ricercatori che sono andati proprio a misurare gli aspetti fisiologici, sono andati a misurare alcuni parametri tipo l'aumento della pressione arteriosa piuttosto che l'alterazione della conduttività cutanea, scoprendo appunto dei significati fisici che vanno in questa direzione. Insomma, come se ne esce da questo elemento dell'infedeltà? Pensiamo soprattutto ai rapporti di coppia, insomma, che durano da tempo, dove arriva in maniera sconvolgente lo scoprire questa cosa. Sono devastanti, quasi sempre devastanti, a meno che uno dei due partner non decida di far finta di nulla, perché è un aspetto del segreto per non sconvolgere la dimensione coppia. Che talvolta veniamo degli scenari dove o lui o lei, pur di non affrontare il problema del tradimento, negano. La negazione è una risposta, forse più immediata, però le conseguenze della negazione non è che si vada molto avanti, no? Assolutamente, però di fronte al negare c'è da porsi una domanda, evidentemente l'affrontare la dimensione del tradimento frantumerebbe a tal punto l'io che le persone in un certo qual modo si difendono. Fortunatamente non tutte le situazioni sono così, perché sono altamente patologiche queste situazioni. Questo non può dipendere appunto dalle risorse che alcuni soggetti hanno e altri invece no? Sicuramente, perché una negazione così forte è che protegge una frantumazione dell'io notevole, quindi fanno finta di nulla, vanno avanti come dei ciechi.
le persone più forti affrontano, anche qui però l'affrontare il tradimento ha diverse sfaccettature. Ecco, come si affronta appunto un tradimento? Cosa possiamo suggerire? Allora, io credo che il tradimento, non da quello che è la mia esperienza clinica, non si possa dimenticare, difficilmente si dimentica un tradimento. Quello che è necessario fare, qualora ci si trovasse, speriamo di no, in questa situazione, è non additare solo l'altro, perché se avviene un tradimento vuol dire che qualcosa si è rotto all'interno della coppia. Quindi colpevolizzare troppo l'altro o autocolpevolizzarsi troppo è totalmente inutile. Se avviene un tradimento, l'abbiamo detto forse in un altro video anche, vuol dire che c'è stato spazio, vuol dire che la narrazione affettiva della coppia ha avuto una debacle, ha avuto un freno. Non c'è altra spiegazione. I motivi possono essere moltissimi ed è inutile, ripeto, colpevolizzare troppo l'altro, colpevolizzare troppo noi stessi o colpevolizzare il terzo incomodo. Non c'entra assolutamente nulla. Una domanda importante da farsi è questa, secondo me, perché parliamoci chiaro, chi non ha esperienza personale o amicale, in questo caso nostro anche professionale, di persone che sono state tradite, che hanno tradito. Allora, ne abbiamo tutti moltissima. Saremmo tutti in psicoterapia se fosse solo la questione del tradimento. Deve essere stati. È una punta di un iceberg, in ultima analisi, questa cosa. Assolutamente, perché altrimenti, ripeto, saremmo in psicoterapia perpetua sempre. Ma tanto è vero che la domanda per cui molte coppie arrivano a chiedere una psicoterapia appunto di coppia è legata proprio a questo evento. Ho scoperto mio marito, oppure mia moglie, oppure, come dire, si fa un discorso legato proprio partendo da questo dato di fatto. In realtà poi c'è molto da lavorare per le coppie che dietro ad una rottura, perché questa è una rottura ed è un trauma, ci può essere anche una riparazione, cioè un recuperare un progetto, un rimettersi insieme, magari partendo o rivedendo i presupposti che forse erano anche sbagliati, mi viene da dire. Questo senz'altro. No, il tradimento non è per questo foriero sicuramente di rottura del rapporto, perché io penso che ciò che è veramente importante, l'ho già detto, non si dimentica, quello che bisogna capire se abbiamo la capacità di perdonare, la capacità del perdono. Amore significa anche perdonare, ed è un concetto molto profondo. Sì, che non ha niente a che fare con gli aspetti etici o religiosi, cioè la capacità di perdonare l'altro e se stessi, perché il rapporto è fatto in due. Quindi è un concetto molto importante. Se una persona arriva in psicoterapia perché ha subito un tradimento, è perché si è scoperchiato il vaso di Pandora, perché si è crollato di fronte a una cosa simile, vuol dire che ha aperto delle voragini che già c'erano. Quindi questo è molto importante da tenere presente, sia per il singolo che arriva in psicoterapia perché la coppia è finita, sia per le terapie di coppie che devono affrontare la tematica del tradimento. Bene, noi speriamo, come sempre, con questo breve video di avervi dato delle informazioni utili. Per chi volesse contattarci, qui compaiono i nostri riferimenti e ci vediamo per il prossimo video. Magari riprenderemo questi temi annessi e connessi alla problematica di coppia. Un buongiorno e un arrivederci a tutti. Grazie.